La conducibilità idraulica abbiamo visto varia con il contenuto d'acqua del suolo, però se vogliamo l'accento di delle cose che abbiamo visto prima era legata alla conducibilità idraulica relativa, cioè davanti la K con S, che è la conducibilità idraulica a saturazione, che comunque mi determina il valore intero della conducibilità idraulica. In queste poche slide ci occupiamo appunto di capire qual è la grandezza, quanto grande è questo K con S e come varia. Queste sono le equazioni che ho scritto prima, magari non ve le potete anche scordare negli elementi precisione, ma non queste ordini di queste grandezze che vi vado adesso ad illustrare. La conducibilità idraulica a saturazione varia di tanti ordini di grandezza. Qui vedete una scala, focalizzate l'attenzione qui. Il K è in metri al secondo, conducibilità idraulica in metri al secondo. In alto vedete la stessa scala, assumendo che questi mezzi porosi siano percorsi da acqua, e quella sopra è la permeabilità intrinseca. Non so se vi ricordate che la permeabilità, la conducibilità idraulica può essere espressa come prodotto della permeabilità intrinseca, che si misura in metri quadri, diviso la viscosità. Quant'è? Se io vi chiedo, ma scusate, qui in un certo suolo che conducibilità idraulica c'è? Oppure in una certa roccia che tipo di conducibilità idraulica c'è? Abbiamo visto che i suoli dovremmo distinguerli in ghiaie, non sono propriamente suoli, sabbia, limo e argilla, che sono silt e limo, gravel e ghiaia, sand e sabbia, e clay, qui sono le argille. Come vedete, la conducibilità idraulica, non in alto la permeabilità, la conducibilità idraulica delle sabbie varia grosso modo fra 10 alla meno 1 e 10 alla meno 3 metri al secondo. 10 alla meno 2 metri al secondo è un centimetro al secondo, quindi se voi mettete dell'acqua su una sabbia, dipenderà anche da quanto satura, di una sabbia satura, quest'acqua si muove a un centimetro al secondo o un po' di meno. E se invece siamo in un limo, si muove a 10 alla meno 5, 10 alla meno 5 e 10 alla meno 8, per esempio, metri al secondo. Che differenza c'è? Da 10 alla meno 2 a 10 alla meno 5 sono 1000 volte di meno. Se una sabbia satura in un secondo l'acqua compie un centimetro, si muove di un centimetro, in un limo, in un secondo, in un limo per muoversi di un centimetro l'acqua ha bisogno di un'ora, 3600 secondi come ordine di grandezza. In un'argilla siamo ancora a situazioni molto piccole, 10 alla meno 9 addirittura metri al secondo, ma diciamo che 10 alla meno 8 può anche andare, 10 alla meno 8 metri al secondo. Vuol dire tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 8 sono 6 ordini di grandezza, un milione di volte più lentamente. Cosa vuol dire un milione di volte più lentamente? Se in un secondo in una sabbia in una sabbia satura l'acqua si muove di un centimetro, in un'argilla ci vuole un'ora,
No, in una limo ci vuole un'ora, in un'argilla ci vogliono 1000 ore. Quanti giorni sono 1000 ore? 1000 diviso 24 sono 100 ore, sono 4 giorni, 40 giorni circa, 45, più di 40 giorni. Dal punto di vista dell'acqua, cioè quindi le velocità sono estremamente differenziate a seconda della tessitura. Lì non sono riportati dei valori esatti, sono riportati degli intervalli di valore, perché la classificazione della tessiturale è una classificazione un po' farlocca, nel senso che abbiamo suddiviso tutto in tre grandi aree, in tre grandi suddivisioni o quattro se mettiamo le ghiaie, però in mezzo ci sono una miriade di situazioni intermedie. E appunto questi intervalli che voi vedete disegnati sono la rappresentazione di queste situazioni intermedie. La stessa cosa succede nelle rocce che sono qui sotto. Allora vedete, unfractured crystalline rocks, sono rocce cristalline non fratturate, per esempio bel granito non fratturato, senza crepe. La porosità di un granito può essere molto piccola, mentre quella di un suolo, abbiamo detto, è dell'ordine dello 0,3-0,4. In un granito la porosità può essere del 5%, 0,05. Pori più piccoli, moti più lenti, in linea di massima. Qui abbiamo 10 alla meno 10 o 10 alla meno 12, quindi in questo tipo di rocce l'acqua si muove ancora più lentamente che nelle argille. Una roccia cristallina non fratturata è una roccia, dal nostro punto di vista, impermeabile. Invece di metterci 40 giorni a muoversi in un centimetro in una roccia cristallina, siccome siamo 4 ordini ci mette 40 per 10.000 giorni, 400.000 giorni, 1.000 anni per muoversi di un centimetro. Quindi vedete, le scale temporali sono molto dilatate in questo. Quindi la conducibilità idraulica, sì, va bene, descrive un sacco di cose, c'è la decade anche di ordine di grandezza con il contenuto d'acqua del suolo. Quella saturazione ha una variabilità incredibile, è una cosa variabilissima. Poi invece qui abbiamo, naturalmente anche qui nelle rocce, se abbiamo dei karst, sarebbero degli acquiferi carsici, cioè nella sostanza gli acquiferi carsici non sono delle rocce carsiche, sono delle rocce che presentano delle aperture, dei canali che sono di dimensioni visibili, anche molto grandi, e l'acqua lì si muove come se fosse in superficie praticamente, quindi addirittura non si muove neanche più di moto, si muove di moto turbolento, non di moto laminare, come succede negli altri casi. Poi qui ci sono anche basalti, altri tipi di rocce qui che sono magari fratturate, allora le fratture conducono alla conducibilità, rendono la conducibilità idraulica a saturazione molto più grande, e sono le fratture che dominano la costruzione della conducibilità idraulica a saturazione, e così via. La conducibilità idraulica a saturazione ha un ulteriore problema che noi non approfondiremo in questo corso, ma che deve rimanere come concetto presente nella vostra testa. Questo è un acquifero, cioè una porzione di suolo sotterranea saturo, però fatto da sabbie, in a sand aquifer è scritto, ed è un esperimento famoso fatto da Sudeikis a Bordenside. Qui queste linee di livello che voi vedete disegnate sono il logaritmo della conducibilità idraulica.
E se andate a vedere i numeretti potete vedere, non so, che qui c'è una conducibilità idraulica che adesso non so quale sia l'unità di misura, 5, qui è 4, qui è 3, ma questo è un mezzo che in linea di principio è supposto essere omogeneo, una sabbia omogenea di cui noi dal punto di vista macroscopico non distinguiamo nessuna differenza. Quindi l'altro messaggio è: non solo la conducibilità idraulica a saturazione varia tanto tra mezzi diversi, ma se noi poi torniamo alla porzione di territorio, per i metilli più vari che sono legati alla formazione dei pori, all'impaccamento del suolo, in altri casi alla lavorazione agricola, la conducibilità idraulica varia da punto a punto di ordini di grandezza, anche di 100 volte. Quindi misuro la mia conducibilità idraulica qui, mi sposto di 10 metri, 5 metri, la conducibilità idraulica in quel posto varia di 10 ordini di grandezza. Quindi questo rende la legge di Darcy in qualche modo, non dico difficilmente applicabile agli acquiferi naturali, perché poi la applichiamo comunque, ma vi rende chiaro il fatto che per applicare la legge di Darcy a un acquifero naturale noi dobbiamo fare certe assunzioni, e in particolare che esista una conducibilità idraulica efficace che si viene a formare, che medi tutto quello che succede e che venga e che dia comunque risultati significativi dal punto di vista del calcolo. Poi ovviamente se noi andiamo a considerare la complessità del paesaggio dal punto di vista geologico, questo è effettivamente molto complesso, quindi gli acquiferi hanno una struttura molto complicata, ragione per cui se voi immaginate di muovervi per esempio da queste colline giù nella parte più alluvionale di questa valle, la conducibilità idraulica varierà di vari ordini di grandezza. Anche se magari il materiale parentale o i suoli sono gli stessi. Ragione per cui negli anni 90 del secolo scorso uno dei temi principali della ricerca idrologica è stato dire come facciamo a ottenere dei risultati che siano ingegneristicamente utili usando la legge di Darcy pur trattando dei mezzi così complessi. Allora quello che si è visto è che quei mezzi possono essere trattati come dei mezzi della struttura casuale di cui possiamo andare a calcolare la probabilità, se vogliamo, che l'acqua si muova in un certo modo, e poi possiamo fare delle previsioni semplicemente possiamo farle in media andando a verificare gli errori, dove gli errori rappresentano in questo caso l'eterogeneità del mezzo attraverso il quale l'acqua si muove, non solo, rappresentano anche l'incapacità di caratterizzare tutta l'informazione che c'è dentro. Questo di nuovo è l'acquifero, vedete ci sono scale differenti e purtroppo questa variazione della conducibilità idraulica è tale nel piccolo perché fino alla scala di Darcy la struttura dei pori è molto differenziata, poi per alcuni metri magari la struttura dei pori, per un metro la struttura dei pori rimane la stessa, quindi posso pensare di avere la stessa conducibilità idraulica media che mi descrive. Poi vi ho detto che anche in acquiferi omogenei, se prendete già alcuni metri, la conducibilità idraulica comincia a variare. Su scale molto più grandi è la struttura del paesaggio, la formazione del paesaggio che va a determinare poi come sono fatti gli acquiferi e qual è la conducibilità idraulica media. Dal punto di vista pratico questo fa sì che noi usiamo sempre la legge di Darcy anche in questi casi complicati,
andiamo a valutare, tra l'altro, alle scale diverse una conducibilità idraulica efficace con metodologie di misura, perché non è appropriato parlare di strumenti di misura, che sono differenti. Per esempio, le scale molto piccole faccio dei campioni, cores, per fino a un metro vado, faccio dei buchi e delle analisi sui profili che vado ad analizzare. Dai 10 metri, diciamo ai 10 centimetri, uso delle tecnologie radar, e in particolare ci sono dei radar che si chiamano ground penetrating radar, radar che penetrano il terreno, che sono costruiti a questo scopo. Poi ci sono si possono usare delle esplosioni, cioè in pratica generare dei piccoli terremoti all'interno del suolo, e dalla risposta acustica che viene data in seguito a questi esperimenti si riesce a stabilire in qualche modo, in un processo che è molto complicato peraltro, alcune situazioni che riguardano la conducibilità idraulica e la saturazione. Su scale ancora più grandi si usano quelle che si chiamano prove di pompaggio, cioè si costruiscono dei pozzi, si pompa l'acqua e si sa che si controllano gli effetti del pompaggio, in particolare l'abbassamento di una falda freatica o come varia il pompaggio nel tempo, e in base a questo, invertendo il problema che noi andiamo a costruire tra poco, si riesce a determinare una certa conducibilità idraulica media. A causa delle eterogeneità presenti nel territorio bisogna sempre fare riferimento a conducibilità idrauliche che comunque sono mediate di tutto quello che succede in mezzo, e non abbiamo risultati certi nel senso consueto della parola.